Onorevole Iotti, lei una volta mi disse che la sua unione con l'onorevole Togliatti era stato un ostacolo alla sua attività politica. Perché? Ma le ragioni sono molte. In primo luogo devo mettere una ragione di carattere generale. Le donne sono ammesse, uso un termine che io non riconosco, alla politica soltanto dal 30 gennaio del 1945, cioè quando il governo dei Comitati di Liberazione Nazionale approvò la legge per l'estensione del voto alle donne, attivo e passivo alle donne. Quindi questo fatto è un fatto che pesa e soprattutto pesava al tempo dei miei rapporti con Togliatti nell'opinione pubblica del nostro paese. Poi secondo me però c'è un altro motivo, all'interno delle formazioni politiche, voglio dire dei partiti, il rapporto tra un uomo e una donna, marito e moglie, è sempre visto con sospetto, soprattutto se il marito è il capo, e il sospetto che la sua compagna possa fare politica soltanto per ambizione o addirittura per ragioni ancora peggiori dell'ambizione è sempre presente all'interno dei partiti, anche di un partito comunista che peraltro sull'emancipazione delle donne ha sempre avuto posizioni molto avanzate. Io l'ho sentito questo elemento e non è stato facile per me superare questi ostacoli. Penso di aver avuto le spalle robuste in quel periodo e tutto sommato penso di aver vinto anche quella battaglia. Abbiamo ancora 2 minuti per 2 rapidissimi discorsetti. Se lei dovesse dare un consiglio a un giovane parlamentare appena eletto, che cosa gli direbbe? Di cercare di farsi una specializzazione molto precisa, e cioè una professionalità parlamentare. Se portato per le questioni che riguardano, che so io, la vita interna del nostro paese, si impegni in quel settore, se si interessa all'agricoltura, si impegni in quel settore, ma deve assolutamente farsi una competenza, una professionalità, perché senza questa si resta soltanto non vorrei dire dei numeri, perché non sono mai dei numeri, ma si è ridotti a poco più che persone che alzano il braccio al momento di votare.